L'ambasciatrice britannica a Mosca, Deborah Bronert, è stata convocata oggi, 3 novembre, dal Ministero degli Esteri russo per il presunto coinvolgimento del Regno Unito nell'attacco dell'Ucraina a Sebastopoli. La Bronert, al suo arrivo al Ministero degli Esteri, è stata accolta, si fa per dire, da un gruppo di studenti che le hanno urlato «La Gran Bretagna è un paese terrorista». Trattenuta all'interno del Ministero per oltre mezz'ora, all'uscita non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. La convocazione era stata annunciata ieri dal portavoce degli esteri, Maria Zakharova, che aveva anticipato come Mosca avrebbe sottoposto all'ambasciatrice materiali e prove del coinvolgimento di Londra nell'attacco terroristico dello scorso 29 ottobre con droni marittimi alla flotta del Mar Nero e ad alcune navi civili che si trovavano sulle rade esterne e interne della base di Sebastopoli. Un attacco che, secondo fonti del Ministero della Difesa russo, sarebbe stato compiuto da Kiev con il supporto di specialisti britannici che avrebbero preso parte alla pianificazione. A tal proposito era intervenuto il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che, in un'intervista rilasciata alla radio spagnola Cadena Ser, rispondendo alla domanda su chi vi fosse dietro gli attacchi, se non Kiev, aveva risposto «persone di buona volontà». Durante la stessa intervista, Kuleba aveva definito i blackout causati dai bombardamenti come il momento migliore per godersi la vita, oltre che per sostenere la demografia. Fabio Belli per il TG Sole 24. Voce di Jeff Hoffman.